dobbiamo interrompere la selezione delle partite di Serie A che verrà comunque ripresa tra poco. 20 anni dopo rimane una voce in testa, inconfondibile, quella di Sandro Ciotti che interrompe i servizi della Domenica Sportiva. Scirea è morto. Lontano dalla Juventus che aveva poche ore prima giocato a Verona, per la sua Juventus, in quel viaggio in Polonia per studiare gli avversari del Górnik Zabrze. Davanti alla TV si resta senza parole, tranne quelle che trovò proprio Ciotti. È inutile spendere parole su un uomo che si è illustrato da solo per tanti anni su tutti i campi del mondo, che ha conquistato un titolo mondiale con pieno merito, che soprattutto era un campione non soltanto di sport, ma soprattutto di civiltà. Era il 3 settembre 1989, sono passati 20 anni. Molti di coloro che oggi esultano per i gol di Diego allora non erano neppure nati. Proprio a loro bisognerebbe raccontare chi era Scirea. Perché c'è stato un giocatore, un libero, che ha giocato 552 partite con la maglia della Juventus e 78 con quella azzurra, senza mai venire espulso. C'è stato un giocatore che non aveva bisogno di picchiare perché sulla palla arrivava prima. C'è stato un giocatore, un fuoriclasse, che ha vinto tutto, 14 titoli con la Juventus, tutte le coppe, 7 scudetti, campione del mondo di club e con la nazionale nell'82, il libero italiano più forte e vittorioso di tutti i tempi. C'è stato un giocatore che andava in vacanza in Liguria a Ceriale con la famiglia e per firmare gli autografi si fermava vicino alle cabine per non infastidire i vicini di Ombrellone. C'è stato un giocatore che era capitano, leader, uno rispettato da tutti, compagni e avversari, uno che per ottenere quei gradi, quel rispetto, non ha mai dovuto alzare la voce. C'è stato un giocatore al quale hanno dedicato una curva e chi ogni domenica la occupa dovrebbe ricordarsi chi era Scirea e perché quella curva gli è stata intitolata. C'è stato un giocatore che ha speso la sua vita per una sola maglia, quella bianconera, ma non è una bandiera soltanto della Juventus, è di tutti. C'è stato un giocatore, un uomo, per il quale essere educato e corretto non voleva dire essere fesso e perdente, ma immenso e vincente. E per questo ispira ancora chi vuole ripercorrerne la strada. Questo giocatore aveva la maglia numero 6, si chiamava Gaetano Scirea, è morto 20 anni fa. Chi non l'ha mai visto o non si ricorda più chi fosse, se lo faccia raccontare. Ne vale la pena. Per Sky Sport 24, Federico Ferri.